Ehi signori, qui è FortuGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Lo so, non ho fatto video per un po', ma sono stato mega impegnato, sia con il lavoro sia con l'università. Infatti nell'ultimo mese ho fatto un botto di cose e le ho vloggate tutte su questo canale, in questo video. Infatti dovevo fare un esame ma ero rimasto bloccato a Milano. Se volete vederlo, link in descrizione oppure lo cercate su YouTube. Invece qui, oggi noi ragazzi giocheremo a Fortnite Arena. Ho pensato di portare un nuovo format nel quale giochiamo partite di arena di fila e vediamo quanti punti riusciamo a fare. Se questo format vi piace lasciate un like, commentate, ma soprattutto iscrivetevi al canale, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Siamo quindi nella lobby, vi faccio vedere che attualmente ho 0 punti, come potete ben notare in realtà sulla sinistra. Ora però andiamo in game. Inutile dirvi ovviamente che come prima zona il nostro carissimo FortuGamer di quartiere sceglierà pinnacoli pendenti. È il nostro primo game. Il livello dei player credo sarà basso, perché comunque parliamo di tutta gente che non si è classificata. Dovremmo essere sfortunati per prendere effettivamente player molto capaci. Ma tenendo conto che non gioco a Fortnite da 2 mesi, 1 mese, non so quanto tempo è che non gioco a Fortnite, comunque tanto, diciamo che comunque i livelli sono più o meno lì. Allora, fatemi capire questa che arma è, questa come spara sta cosa. Ok, spara così, buono a sapersi. Prima kill fatta, sta un tizio sotto con un mezzo fucile a pompa, mi pare. Vabbè, comunque eliminato, quindi va bene così. Oh, l'audio è un po' basso, dovrei aumentarlo, sapete? Devo ricordarmi che su questa modalità posso costruire. Che direte voi, è una cosa piuttosto palese. E invece, per quanto mi riguarda, non più. Ok, ho giocato troppo alla no build mode negli ultimi tempi. Mamma mia! Ok. Ah, devo assolutamente trovare munizioni. Le sto già finendo. Anche se devo dire che mi mancava il siphon. Mi mancava veramente tanto. Allora, calmi. Che sta a succedere qua fuori? Ok, in realtà niente perché stanno nell'altro palazzo, ok. Ok, un'altra a terra. Questo c'aveva questo che mi interessa. E poi in realtà l'AUG forse... No, dai, lasciamo stare. Non lo voglio l'AUG. Ok, vabbè, 5 kill. Tenendo conto che questi sono tutti bot, direi che in realtà non è per nulla niente di eccezionale. Anzi, è anche un po' triste come cosa. Però, insomma, cercheremo comunque di dare del nostro meglio, no? Wow, fatto malissimo sto tipo. Va bene, bro. Resta giù un attimo. Ma GG, bravo, per esempio questo era forte. Iniziamo bene. A seconda ovviamente ci facciamo a pinnacoli pendenti, perché per una questione di orgoglio personale da pinnacoli pendenti ci devo uscire entro la fine di questo video. E con uscire intendo vivo. Vabbè, comunque, bella l'harpoon gun come prima arma. Oh, shield gag però, dai, buono. Allora, vediamo un po'. Ma... no, odio doverlo fare con qualcuno con la mia stessa skin oggi come me. Ma cosa cavolo? Vabbè, comunque, dopo essere stato incredibilmente confuso da ciò che è appena successo, e a parte il fatto che sotto di me c'è un tipo, perché non mi fa scendere? Grazie. Vabbè, questo succede quando sai come giocare a Fortnite, mi spiace, man. C'è un altro tizio. Quanti c'è su? Siamo calmi. Ed un po' agitati. Vabbè, sì, ciao. Mamma mia ragazzi, è come si vede che non ho giocato tanto tempo a Fortnite, eh? Si vede proprio. Devo andare lì. Necessariamente devo andare lì. C'è una miseria, ma... Che cavolo di casino, ma... Possibile che pinnacoli nel competitive sia così... Vabbè, chiamalo competitive questo al 300 punti. Però, cioè, cavolo. Ma state calmi, ragazzi. Meno stressati, cioè, la vita è bella, estate, insomma. Ok. Splash mia. Beh, pure le pozze grandi potrebbero essere mie, in realtà, eh. Comunque mi serve un fucile a pompa normale, grazie. Ok, Tilted è finalmente fuori safe e sembra che io ne sia quasi uscito vincente, ma non me la voglio se c'è. Cosa imbarazzante questo fight. Imbarazzantissimo. Poi ho fatto un casino della miseria, sono in una box non mia. Che situazione brutta. Ma questi li posso far cadere.
No, l'ho fatto cadere, eh. Ah, mi ha dato entrambe le kill, buono. Ok, gente lì. Ok, non farò ulteriori domande. Ok, non farò ulteriori domande. Ok. Woo! No, dentro la safe. Se riuscissi a fare 20 kill, ragazzi, sarebbe tanta tanta roba. Ok, so dov'è l'ultimo, so dov'è l'ultimo. Devo ricordarmi di non contare sulla mia mitraglietta. Muori! Dio! GG! 21 kill! Ma ok, GG! Ci facciamo l'ultima a Pinnacoli, così facciamo belli, bei tre game a Pinnacoli. E poi chillness, c'è nella chillness. Ok, io ho preso l'arma, ovviamente inutile dire che sia un cavolo di DMR. Fantastica come cosa. Non mi piace per nulla, però ormai ci stiamo. Vabbè. Ok, io che faccio col DMR? Con 7 proiettili di assalto. Che bella cosa. Vabbè, ciao. Questo game non è andato particolarmente bene. Che livello di loot, di cose. Diciamo che sto un po' con le pezze al... insomma. Ma questo mo' mi mena. Vabbè. Vabbè. Non ci crede manco lui. Non ci crede manco lui, signori. Ma cosa? Che senso? Vi avevo promesso niente Pinnacoli, quindi è la quarta partita. Non stiamo a Pinnacoli. Allora, sono andato a Santuario. Perché mi sembra una zona che pure qui magari possiamo fare un po' di kill. C'è un po' di gente. Almeno suppongo, eh. Questo già parte con lo scudo, fra. Manca cavolato proprio. Mi spiace, brother, però la kill era mia. Allora, no, a posto dell'assalto mi prendo sicuramente questo hammer, perché già ho il DMR che mi funge da arma con mirino, quindi... Ma non è possibile che però anche la safe mi porta al tilted. Non sono io, vedete? È il destino proprio. Posso provare a fare di cadere? Non posso più. Cercano di far cadere tutto. Immaginavo. Ah, cavolo. Che scarso, ok. Ok. Vediamo un po' chi aveva. Rampino, non l'ho mai provato, sapete? Mai. Forse questa è la volta buona. 10 utilizzi? Vabbè, diciamo che lo uso nel caso io debba scappare. Forse non è una saggia idea imparare ad utilizzarlo in quel momento, però rischieremo. Quanto è veloce? Fermati. Brother, è troppo forte, credimi. Qualcun altro. Aveva ben capito, avessi paura, Non ha perso un secondo per saltarmi addosso. L'aveva ben capito che ero in difficoltà contro di lui. Non c'è il gradino, non ci credo. Bravo. Ok, bro. Calma, calma. Ma prima mi sa che non mi sono buttato a Santuario. Mi sono buttato qui. Cavolo, che stupido. Ok, dai, un set iniziale già ce l'ho. C'ho pure 30 di scudo. Andiamo a fa' Baldoria? Ma sì. No, quello non c'entra niente. Bello questo colpo. No, devo dire, bei colpi. No, complimenti, guarda. C'è una mira da 10 su 10 GN proprio. Ok, unico. No, c'è qualcun altro. Voglia. Ok, va bene. Qualcun altro? Guarda che ne ho per tutti, Questi davano sempre un botto di... Non è vero, non danno più un botto di mattoni. Ok, suppongo che la zona sia già esaurita. Andiamo a Santuario. Vabbè, ok. Ok, stanno qui di fronte. La Stinger non ce l'ho carica,
Mamma mia ragazzi, io qui rischio seriamente di morire. Che brutto fight. Era iniziato anche in maniera carina, capito? Un fight interessante. Poi è diventato una caciara, vabbè. Ma seriamente? Fra! Vabbè. Ok. Siamo in 7. Questo game già ho fatto meno kill, per esempio. Vabbè, perché non mi sono buttato a Pinnacoli, il fatto è quello. Perché a Pinnacoli c'è l'occasione proprio all'inizio di rubarti una quantità di kill che non si conta, cioè. Cavolo, GG. Cavolo. Mi sono fatto prendere dal panico. E post pranzo si torna a giocare a Pinnacoli. Post pranzo si torna a essere very player. E quindi si torna qui. Allora, vediamo un attimo com'è la situa. Buona sta roba. C'è gente che sta salendo? Mi pare di sì, vabbè. Ignoriamola per ora. Ah, non ci posso credere veramente. Ok, a posto. Ok. Altro qua, questo a colpi mi... Ok. E che cavolo, ma che cos'è? Uno di vita, ma che brutta partita questa. Sono lendato altissimo. Ancora questo AUG, non ci credo. Vi prego, buttate via quest'arma da questo gioco. Sto tipo mi sta sotto, devo andare a fightare così. Ok. Anche lui aveva un AUG. Ah, è un fucile a pompa. Che è questo? Cavolo, quel fucile a pompa. Però mi menavi, però. Vabbè, meglio che non l'abbia fatto. Ok. Ok, bella anche per lui. Allora, costa solo un botto di materiali, una Stinger che mi serve però, insomma, relativamente parlando. Ho ragionato solo ora sul fatto che hanno levato il combat. No, perché avete levato il combat? Vabbè, ci sono una miriade di ragioni per le quali avreste potuto levare il combat e avreste fatto benissimo, però peccato. Vabbè, fra sei morto, cioè nel senso. Mannaggia. God è caduto. Bello. Una cosa intelligente però, che non so se funzioni così ma dubito fortemente, sarebbe dare più punti alle kill per ogni divisione in cui si passa nuova. Perché non ha senso che una kill che faccio nella primissima divisione abbia lo stesso valore di una che io faccio, cioè che io vado a fare fondamentalmente in un'ultima divisione. Cioè sono proprio più difficili da fare più vado avanti. Proprio per una questione che i fight durano anche di più se i player sono di livello più alto di esperienza. Quindi boh. Magari è così, ma dubito. Non ricordo ci sia una meccanica di questo tipo. Che questo c'aveva pure il rampino. Questo è mio e non credo mi interessi altro. Ok. Dov'è? Ok. Veramente, quanto di adivi... Attacchi, basta credere, non ha senso una kill, tipo. Stavolta reality false. A caso, sta zona la conosco come conosco... Niente, la zona che conosco peggio sulla faccia della terra di Fortnite. Ma non fa niente, dai, bella, buona come il pane, cioè, fresca, insomma. Non ci posso credere. Vabbè, questa non me la meritavo. Ma perché non conosco la mappa? Sono stupido. Greasy Grove. Probabilmente per la nostalgia, probabilmente perché c'ho fame nonostante io abbia pranzato. Per diversi motivi, per diversi motivi. Allora, qualcuno? Non dirmi che non c'è nessuno, ti prego. No, stai scherzando, non c'è nessuno. Oh, c'è qualcuno. Figo. Ok, interessante. Che cavolo, non ci posso credere. Che stupida morte.
Allora, con 46 di ping, che non è una bella notizia, anzi, stiamo andando a fare l'ultimo game assieme. Allora, io credo che in realtà non riusciremo a fare granché. Però incrociamo le dita, insomma, e vediamo se fa qualcosa. Quanta gente che potrei eliminare. Ok, uno. Dai. Quello mi sta guardando. Ok, due. Va bene. Wow, tu sei bellissimo qua, credimi. Tre. Un altro. Ah, no. No, non farlo ora. Non fatelo, non fatelo. Lasciatemi stare. È iniziata bene perché sono riuscito a rubarmi un bel po' di kill all'inizio, ma non si è mantenuta tale. Poi è cominciata a crollare la situazione. Grazie. Mi stava per eliminare. Ok. Mio. Che fucile a pompa? No, questo non lo voglio. Ma è serio? Come aveva fatto a non vedermi? Non ci ho potuto fare granché. Dai, non fa nulla. Ah, no. Perché sempre in 400 contemporaneamente? Devo andarmene, mi sa. Ok. C'è la miseria, questi come pushano, eh. Non hanno paura di nulla. Ed è una fortuna da un lato, perché questo gli fa fare cose stupide. Non ci voglio credere. Voilà, signori, mamma mia, sono stati dei game veramente difficili da portare avanti, alcuni più, alcuni meno, ma siamo arrivati alla fine del video. Mi raccomando, se volete altri video di questa miniserie, lasciate un like, un commento, iscrivetevi, fatemi capire che vi piace, e noi ci becchiamo alla prossima.